Se dovessi morire in questo istante, per me sarebbe un istante più bello, perché sento nell'anima mia una felicità così piena, così assoluta. Voglia il cielo che questa felicità e questo nostro amore possano crescere ogni giorno di più. Non riesco a dire come vorrei quello che provo. E Sara, noi torniamo al nostro tema di copertina, l'Otello, recitato da Alessandro Haber proprio sul mare, a Tonfano, per i 400 anni dalla morte di Shakespeare. Vediamo, Francesco Tei. Mi sembra così suggestivo, così poco consueto, insomma, l'idea di stare in mezzo al mare, con questo bellissimo tramonto in una cittadina che conosco abbastanza. Poi mi viene subito in mente Monicelli, perché Monicelli credo che sia di Viareggio, con cui ho fatto 6 film. E cosa vi posso dire? Questa esperienza per me è un'esperienza ben nuova, perché qui così, in un luogo così, non l'avevo mai fatto. Tramonti shakespeariani sul mare. Per il cartellone della Versiliana, nel quarto centenario della morte, i testi di William Shakespeare recitati sul pontile della rotonda di Tonfano. Alessandro Haber, appunto, è qui per Otello. Una tragedia che ha molto a che fare con il mare. Pensiamo alla tempesta. Il mare, dalla punta del molo! Niente! Proprio niente! Le onde sono troppo alte! Alle molte scene ambientate sulle rive, al fatto che si svolge in un'isola. Perché sento nell'anima mia una felicità così piena, così assoluta, non potrei chiedere di più. Voglia il cielo che questa felicità e questo nostro amore possano crescere ogni giorno di più. La traduzione di Fausto Costantini, la musica dal vivo di Terry Horn, evoca atmosfere sonore dell'epoca dell'autore. Insolitamente, Iago è una donna, Barbara Bovoli. Rigo. Voi siete fregato. Altri interpreti, Antonella Bavaro e Marco Papparelli. Sapevi tutto e non mi hai...